Allora, noi sappiamo che uno dei nodi importanti di cui stiamo discutendo e si continua a discutere è quello della scuola. Tra l'altro, il decreto legge approvato nella notte prevede che si torni a scuola dopo l'epifania col grave nodo trasporti affidato e gestito dai prefetti. Beh, non è l'unica questione per una ripartenza sana, giusta, coerente delle nostre scuole, soprattutto di quella didattica, che intendiamoci, quando parliamo di scuola parlare solo di didattica è riduttivo, perché dobbiamo proprio parlare di formazione dei nostri giovani, giovanissimi. È un piacere ritrovare Virginia Kaladić, presidente nazionale della FIDA e la Federazione delle Scuole Paritarie Cattoliche. Buongiorno Kaladić. Buongiorno a voi, buongiorno a lei. Tra l'altro, ecco, siamo proprio piacere nostro, siamo proprio freschi di conclusione della 75esima assemblea generale della FIDA. Eh sì, proprio un momento forte, un momento di sinergia dove abbiamo respirato voglia di andare avanti, che va a confermare il nostro slogan hashtag vogliamo fare scuola, che, perché siamo consapevoli, ecco, che le sfide che abbiamo affrontato fanno parte, ecco, riusciamo a rispondere a queste sfide proprio grazie all'esperienza maturata nei secoli, perché la nostra scuola, la scuola cattolica, ha radici storiche profonde e vogliamo continuare ad essere profezia, ecco, e se posso lanciare un messaggio, ecco, la scuola cattolica italiana chiede che sia superata ancora la distanza che c'è tra scuola paritaria e statale. Siamo nel sistema pubblico sancito dal 2000 in Italia, e che è composto da scuola statale e scuola paritaria, e ci auguriamo in questo ventennio che diventi realtà. Ma io non parlo di scuole, già l'ho detto altre volte, ma amo parlare di coloro che abitano la scuola paritaria, alunni, genitori, docenti, operatori, in quanto cittadini italiani abbiano piena cittadinanza anche nel sistema scolastico italiano. Pertanto, se posso sintetizzare un messaggio dalla 75esima assemblea, ecco, siamo radicati nel passato, ma vogliamo guardare al futuro con dignità di scuola, e la FIDE vuole guardare con le scuole al futuro. E per questo voi siete andati anche molto molto concretamente a guardare i contenuti della legge di bilancio e a proporre dei vostri emendamenti. Sì, insieme anche all'Agorà della Parità, che è la realtà che unisce le scuole paritarie, le associazioni delle paritarie cattoliche. Abbiamo proposto 6 emendamenti e magari se accenno, ecco, sì, vuole, sicuramente. Certo. Meno così andiamo nel concreto della questione, ecco, ci mancherebbe. Chiediamo che anche in quest'anno 2020-21, che le scuole dovranno affrontare, sostenere ancora costi straordinari per permettere la frequenza scolastica, siano mantenuti quei 300 milioni che sono stati concessi con la legge, con il decreto rilancio, come contributo straordinario per le scuole paritarie, perché siamo, ed è evidente, ancora in un periodo emergenziale. Le famiglie delle nostre che frequentano le nostre scuole, i genitori dei figli che frequentano le nostre scuole, sono, ecco, come tutti gli altri cittadini italiani, che hanno situazioni di difficoltà, mancanza di lavoro, perdita di lavoro. Pertanto chiediamo che anche quest'anno ci sia questo sostegno. Poi il problema, non il problema perché non lo voglio reputare tale, ma la situazione di grossa disparità di trattamento nei confronti della scuola pubblica paritaria per quanto riguarda la disabilità. È ormai tempo di accorciare questa distanza che c'è, e nelle nostre scuole sono quasi 14.000 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie, e c'è un contributo minimo che può arrivare a 2.000 euro all'anno, che non si paga neanche lo stipendio di un mese. Pertanto chiediamo che ci sia un rispetto per queste famiglie che con figli con disabilità, che possono scegliere con tranquillità e serenità
l'istruzione e l'educazione che vogliono per i loro figli. È una disparità questa che è molto grave e va superata. Cioè, ogni alunno con disabilità deve poter scegliere la scuola che ha piacere con la sua famiglia di frequentare. Allora, io direi che tutte le famiglie devono poter scegliere, ancora questo di più, un ragazzo fragile. Questo è indubbio, proprio a mi ricollega a quello che dicevo prima, che tutti abbiano piena cittadinanza nel sistema pubblico integrato che noi dichiariamo dal 2000 fatto di scuola statale e scuola paritaria. Quindi, ma non può essere solo scritto sulla carta. Ma infatti è questo, perché ricordiamo che è un diritto per le famiglie di poter scegliere il percorso educativo dei figli e ricordiamo, io lo ricordo sempre Presidente, perché poi molti qua pensano, secondo me ancora non hanno metabolizzato bene alcuni concetti, che il fatto che esistano le scuole paritarie, che sempre servizio pubblico sono, sgrava lo Stato di una quota non indifferente di investimenti sulla scuola. Brava, questo è il primo punto. Secondo, i genitori che scelgono questo tipo di scuola devono pagare due volte, perché pagano le tasse come cittadini italiani e poi sono costretti, per poter garantire la loro libertà di scelta, di dover ricorrere a pagare una retta, perché sappiamo che le nostre scuole, se non sono sostenute dallo Stato, ecco, chiaramente hanno bisogno di contributi per poter andare avanti. Pertanto spero che in questi 20 anni, prima che si concludano questi 20 anni, concediamo anche all'inizio del 21esimo. Siamo generosi, siamo verso il Natale, vogliamo essere generosi. Però basta con questa disparità. Poi chiediamo ancora la detraibilità delle rette scolastiche. Anche questo, insomma, con un tetto che sia rispettoso delle rette che i genitori pagano, che possa essere detraibile. Uh-huh. E poi un emendamento che è a costo zero per lo Stato, ma che dovrebbe permettere alle scuole di avere in tempi utili quei contributi che sono già concessi dalla legge 296 del 2006, che prevede che il Ministero dell'Istruzione, che ha sancito questi contributi per la scuola paritaria, che speriamo che aumentino perché sono pochi, però c'è scritto che ogni anno devono fare un decreto per stabilire i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi. La cifra non cambia, se dovesse cambiare siamo pronti ad aspettarci un decreto, ma se non cambia, perlomeno questa burocrazia che rallenta, che rallenta. A dire il vero, quest'estate in un incontro che ho avuto con la ministra Tolina, lei ha detto: questo mi piace, perché a costo zero, ma tutti vogliamo semplificare. Speriamo lo facciano, speriamo gli piaccia tanto. Quanto i banchi a rotelle. Vabbè, chiudiamo le polemiche, abbiamo detto che vogliamo essere generose. La ringrazio, Presidente. Grazie a lei, è sempre abbraccio. Un piacere, buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.